Ciao ragazze e ciao ragazzi, allora, come promesso nel video precedente, un altro video di recensione. Questo video, come potete leggere dal titolo, sono due prodotti cosmetici, quindi trucchi, diciamo di base. Iniziamo subito senza perderci in chiacchiere. Il primo prodotto di cui voglio parlare è questo eyeliner della Yves Rocher nella colorazione 02, quindi il black, il nero, è da 2,5 ml e ha, vabbè, qua c'era tutta l'adesivino che non sono riuscita a togliere i residui, mi ci dovrei mettere d'impegno con un po' d'acetone, ma no, forse se ne viene via un pochino e ora è appiccicaticcio, va bene, non fa niente. Oddio, mi si è incollato vicino al dito. Ok, allora l'applicatore è di quelli, un attimo che lo pulisco, è di quelli rigidi, di cui la punta è molto sottile. Ora vi faccio anche uno swatch. Ok, questo è a pressione abbastanza alta. L'altro invece a pressione un po' media, non so se si riesce a vedere, il tratto non è preciso, non è omogeneo, anzi, non so se si vede nel tratto più doppio, rimangono dei vuoti, non è lineare. Il colore non è per niente un nero 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 intenso, questi sono punti a sfavore rispetto a quello che io mi aspettavo. Non mi aspettavo che il tratto fosse così disomogeneo e quindi io sono costretta a ritornare a passarci su. Non mi aspettavo un grigio fumo, mi aspettavo un nero. Ok, ce l'ho, lo utilizzo, però devo stare molto attenta. Io già non sono precisissima, quindi mi ci devo mettere con santa pazienza a tirare una linea il più sottile possibile, che sia più lineare possibile, che non mi lasci vuoti. Quando poi ci vado a ripassare sopra si trascina un po' il prodotto precedentemente messo, non lo comprerò mai più. Ora ce l'ho, lo utilizzo, mi faccio la croce, ma mi abbraccio alla croce come si dice, ma non mi è piaciuto. Sono un po' sfigata con gli eyeliner neri, anche quello della Kiotis non mi piacque, quello che ho usato prima di questo. Se volete sentire la recensione negativa, ve la lascio giù nell'info box. Ma forse dovrei provare quelli con il pennellino sottile, non vi saprei dire, però non ho la mano così ferma da riuscire a utilizzare quel tipo di pennellino. Vabbè. Secondo prodotto che mi è piaciuto tanto è questo mascara della Catrice, il Preta Volume Smoky Mascara Velvet Black. Dice che dura 18 ore da 11 ml ed è uno degli ultimi nati in casa Catrice, per questo l'ho voluto provare, perché non avevo ancora sentito recensioni su questo mascara ed ero molto curiosa per il fatto che promettesse un velvet black, quindi un effetto opaco sulle ciglia, quindi adatto agli smoky, come dice il prodotto, adatto anche a trucchi naturali. Perché su un trucco, quasi non trucco, un make-up, no make-up, come si dice, un effetto opaco sulle ciglia, quindi come se fossero ciglia naturali, ci metteremo 10.000 virgolette, dà un bell'effetto. Questo è il suo scovolino, l'unica cosa che non mi piace è che è veramente grande. Non guardate le mie unghie perché fanno schifo, devo togliere lo smalto, sembro un bugiardino. È veramente molto grande. Forse lo scovolino per il mio tipo di ciglia, che è molto è sottile, non è cortissimo, però ho bisogno di lavorare bene dalla radice. Tante volte in velocità rischio di sporcarmi. Io le preferisco più piccoli a dentini sintetici, cioè quelli con i dentini belli aperti. Allora, questo mascara mi piace perché lascia sulle ciglia con una sola passata un effetto relativamente naturale, delicato per il giorno e mi piace tanto. Ma la sera, quando voglio creare sulle mie ciglia un bel effetto di un po' ciglia ragnetto, un po' disordinate, che sopra uno smoky stanno da Dio, riesco a farlo
tirando su tre passate. Normalmente tra una passata e l'altra lascio trascorrere una quindicina di secondi, così il prodotto si inizia a seccare. Poi vado a lavorare di nuovo per una seconda, infine una terza passata e ho un bel effetto. Me le incurva tantissimo, me le allunga anche molto, mi piace veramente. Non l'ho testato 18 ore, ma una quindicina sì, e mi piace tantissimo. Allora, oggi l'ho messo che erano le 6 più o meno. Ora sono le 18 e 28, sono trascorse 12 ore e mezzo e io ho ancora un bel effetto. Prima di fare il video, ovviamente, ci ho messo su un mascara top coat della Kiko, quindi le ho un attimo rivitalizzate, però se mi ero truccata comunque alle 6 stamattina e ora alle 6 e mezza ero ancora in giro, l'effetto non era spiacevole, anzi, riuscivo a vivere tutta la mia vita sociale in modo tranquillo, perché poi non lascia cadere residui. Per quanto riguarda lo struccaggio, è relativamente difficile. Io lo struccaggio normalmente lo faccio con delle saliette, poi dipende che ho sotto mano. Da quando uso questo mascara devo usare o bagnarli prima o usare un prodotto struccaggio proprio della, non mi ricordo neanche di che marca sia. Quando lo finisco poi ve lo metto nei prodotti, lo metterò nei prodotti smaltiti, ve ne parlerò. Però solo con la salvietta struccante ho un po' di difficoltà. Ok, video recensione, anche questo è finito. Io vi mando un bacio, spero che queste recensioni vi siano state utili per evitare acquisti o per poter fare acquisti. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze, ciao ragazzi, in gamba!